Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla videogiochi, ma non oggi. Oggi infatti voglio fare un video un po' più rilassato perché finalmente ho deciso che cosa voglio fare con questo canale. Sapete, sabato scorso ho compiuto ben... anni e come ogni anno mi sono fermato un attimo a riflettere su quello che sto facendo, dove sono arrivato e soprattutto dove voglio andare. Mi sono reso conto che sono 3 anni che pubblico ininterrottamente un video al giorno dal lunedì al venerdì, che nell'ultimo anno e mezzo ho prodotto una quantità infinita, imbarazzante di TG Poro. Oddio, la luce rossa, no, me la sto dimenticando. Oh sì, mo sì. Dicevo, ho prodotto una quantità imbarazzante di TG Poro, più di 150, contando solo da questo gennaio, e in più da un anno e mezzo, forse un pochino di meno, ho raddoppiato il numero di pubblicazioni giornaliere aggiungendo altrettanti shorts. So che ora vi aspettate un video tristissimo dove inizio a dire che sono in burnout, non ce la faccio più, ritmi assurdi eccetera eccetera, ma non è affatto così. Quello che faccio mi piace tantissimo e anzi voglio continuare a farlo. Il canale è diventato una parte importantissima della mia quotidianità e so che è così anche per tanti di voi che vivono l'appuntamento del TG Poro come un punto fisso della serata, che ormai è diventata una nottata. E ridendo e scherzando siamo arrivati a quasi 30.000 iscritti, un numero che più ci penso meno riesco a razionalizzarlo, e anzi, visto che ci sono, ne approfitto di nuovo per ringraziarvi. Grazie veramente di cuore per il supporto, e anche se ormai non riesco a rispondere a tutti quanti i commenti, non riesco a rispondere a tutti i messaggi su Instagram, vi giuro, vi leggo sempre tutti quanti, e so che senza di voi, cioè, tutto questo non sarebbe possibile, non sarei da nessuna parte. Quindi grazie di cuore e ci tengo nel rendervi partecipi a questo pensiero che ho fatto, perché ho deciso che c'è bisogno di dare un bello scossone al canale per far sì che ci sia un salto di qualità evidente nei contenuti che produco. Questo perché principalmente non mi piace fossilizzarmi troppo su una cosa e soprattutto soffro tantissimo quando vengo etichettato come una persona, in questo caso un creator, che fa solo quella determinata cosa. Quindi ora ripercorriamo un attimo la storia del Poro Michele. Le prime visualizzazioni sono iniziate nel 2018, quando facevo i tutorial di Smash. E nonostante ci fosse stata un'impennata incredibile, improvvisa, di visualizzazioni e iscrizioni, perché comunque Smash era il gioco del momento, tutti quanti volevano sapere come si giocava, non era così semplice, eccetera, eccetera, e io adoravo Smash, adoro ancora tuttora Smash, ho fatto di tutto per non venir etichettato come quello che giocava solo a Smash e faceva solo i tutorial di Smash. Poi c'è stata una svolta un po' più giornalistica del canale, dove io ho iniziato a riportare notizie, poi si è concretizzata con il TG Poro, e nonostante il mio nome poi venga associato principalmente alle produzioni di Nintendo, cerco sempre di espandere i confini dei miei contenuti e mi diverto tanto a parlare di videogiochi, a farci dei video sopra e poi a condividere queste esperienze con voi. Ma sono arrivato a un punto dove sento di poter fare molto di più, di poter dire molte più cose e soprattutto di poterlo fare in modo molto più creativo. Per fare quello che però sarebbe un vero e proprio salto qualitativo, ho bisogno di cambiare ritmo. Sembrerà paradossale, anzi forse non lo è affatto, ma per fare contenuti migliori e soprattutto che risultino interessanti anche giorni, mesi e anni dopo la loro pubblicazione iniziale, ho bisogno di più tempo. E ci ho provato a chiedere il giornale da 36 ore, ma a quanto pare per ora non si può fare niente. Vi faccio un esempio attuale, dell'ultima ora. Oggi ho perso tutto il pomeriggio a scrivere la recensione dell'Analog Pocket, che tra l'altro vi ho messo là dietro, non so se si vede, una console che, cioè, mi ha spappolato il cervello per quanto è perfetta e ritagliata sui miei gusti da videogiocatore, e non vedo l'ora di parlarvene, ma per far sì che venga prodotto un video di 20 e passa minuti, perché il testo più o meno fa presagire una lunghezza del genere, c'è bisogno di tanto tempo e non posso farlo in un solo pomeriggio. O meglio, cose del genere l'ho già fatta in passato, ma per quanto poi il risultato finale è stato parecchio apprezzato da voi, a me comunque rimane sempre l'amaro in bocca di essere consapevole che si sarebbe potuto fare molto di meglio, ma per fare di meglio c'è bisogno di tempo. Prendete la retrospettiva sui 20 anni di GameCube,
quello è un video che ho scritto in una nottata e il pomeriggio successivo, la sera successiva, l'ho pubblicato. Poi il risultato è piaciuto, si tratta sì di una bella ricognizione storica, ma non si può fare un lavoro del genere in meno di 24 ore. O meglio, se mi fossi dato una settimana, pensate cosa sarebbe potuto uscire. Ma poi anche penso alle piccole stupidaggini all'interno di ogni video, come ad esempio magari tornare a utilizzare musiche differenti rispetto alle solite due, che per carità quelle di World Wide Games sono fighissime, però a un certo punto magari anche voi volete sentire qualcosa di diverso, o magari lavorare un po' più sulle grafiche, insomma proporre qualcosa di nuovo che non sia la stessa identica cosa che già vi portavo un anno e mezzo fa. O anche, perché no, prendermi dei momenti per dei video più spartani, più impulsivi, più genuini, per parlarvi proprio come sto facendo adesso. Ma soprattutto voglio tornare a fare i mini documentari, gli approfondimenti storici, gli speciali sul collezionismo e sul retro gaming. Tutti pipponi mastodontici che però chiedono tempo. Tempo che adesso io non ho. Ma tempo che io non ho perché non me lo sto dando. C'è bisogno insomma di ritmi molto diversi, sia dal punto di vista del creator, perché ho bisogno appunto di più tempo, ma anche per voi utenti che consumate i miei contenuti, che meritate qualcosa di più del potenziale usa e getta della news del momento. Chiuso nel ciclo delle pubblicazioni giornaliere, ho perso l'occasione di parlarvi di titoli che ho adorato, come Xenoblade Chronicles 3 quest'estate, più recentemente Mario Rabbids Sparks of Hope, Bayonetta 3, ma anche Sonic Frontiers, un titolo di cui bisogna parlare, eppure sento di aver perso l'attimo giusto e ora mi sembra quasi anche inutile provare a scrivere qualche riga a riguardo. Mi sembra di aver perso il treno e questo è un vero peccato. Ho deciso quindi di prendermi un bel impegno, quello di alzare l'asticella qualitativa qui sul canale, imponendomi dei ritmi più dilatati ma non per questo più rilassati. Ripeto, non è un video triste, non me ne sto andando, non sto sparendo, ma è più che altro una sorta di vlog per tenervi aggiornati sui cambiamenti che avverranno nei prossimi giorni e settimane qua sul canale. Innanzitutto non spaventatevi se ci saranno meno video in queste prime settimane. L'obiettivo finale è quello di creare comunque contenuti giornalieri, sfruttando però magari in modo più intelligente gli shorts, tornando a fare delle live settimanali e facendo diventare il TG Poro un appuntamento fisso ma non quotidiano. Devo ancora decidere una tabella di marcia realistica, compatibile anche con i miei impegni, tra i tanti il lavoro, e proprio per questo potrebbero esserci delle incertezze per quanto riguarda le pubblicazioni in questi giorni, quindi non spaventatevi, non vado da nessuno una parte. Però devo essere sincero, io sono il primo a essere terrorizzato dal cambiare le cose. Io sono proprio terrorizzato nell'abbandonare la pubblicazione giornaliera, ma sento che è un cambiamento necessario. E ora, dall'alto dei miei tanti anni, so perfettamente che i cambiamenti, per quanto spaventano, sono l'unico modo per crescere. E quindi bisogna mettersi continuamente in discussione. Sono però veramente fiero di tutto quello che sono riuscito a creare dal 2018 a oggi. Da quando passavo i pomeriggi in Francia, nella solitudine più totale, a studiare i content creator di Smash, a quando sono tornato in Italia ho iniziato a collaborare con EveryEye, un'opportunità che mi ha permesso di diventare per un periodo anche una voce riconoscibile e riconosciuta all'interno dell'ambito videoludico, e vi giuro, cioè, partivo da zero, non avevo agganci con nessuno, bellissimo, fino alle enormi soddisfazioni che mi sono arrivate qua sul canale. E poi alla fine, vedete, torno sempre qua nel ringraziarvi, non ci posso fare niente, ma voi probabilmente non vi renderete mai conto dell'emozione che provo nel leggere il vostro entusiasmo nei commenti sotto al canale, nel discutere insieme a voi del titolo del momento, nel sapere che c'è chi urla di gioia quando viene annunciato un titolo, nella nostalgia e nei bei ricordi che condividete quando parlate di un videogioco di 20 anni fa. Cioè, io in tutti questi commenti, anche se poi rispecchiano fasi diverse della mia vita, mi rivedo e sento che questo canale è un po' quello che ho sempre desiderato sin da quando ero un ragazzino, cioè un ambiente dove condividere la mia passione. E questo penso sia forse la cosa più bella che ho fatto nella mia vita e boh, sono felicissimo. Quindi grazie di cuore, ripeto, senza di voi tutto questo non sarebbe possibile e spero che questo momento sia in realtà soltanto un piccolo passettino. Dove sono arrivato sia soltanto uno step intermedio verso qualcosa di ancora più grande per questo canale. Quindi io vi aspetto nei commenti, scrivete quello che vi pare, anche Waluigi,
E noi ci vediamo tra un pochetto con un nuovo video, non so quando arriverà, però sarà una figata. Parola di Poro. Mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Daily, Michele Quotidiano. Ciao. Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Però sarà una figata. Parola di Poro. Ho preso questo impegno, sarà proprio un disastro.